Quindi io giocherò con lei. Ma perché mi hanno fatto usare quell'altra? Non ho capito. Forse pezzettino. Spero non usare più quell'altra perché la butto negli zombie di continuo. Ma bastarda. Tommy. Ma lui è vivo. Non l'hanno ucciso. Ciao. Volevano giù. Ma perché? Ti Non spiace, sono volevo uscito. una pattuglia o qualcosa per parlare, per... Ho capito, volevo un po' stessarsi con la città. Ti devo capire bene quella situazione. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'hai letto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Questa non l'avevo notata. Sai cosa? Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo. Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Morto giù. Che male, cazzo. Bastardi. Se non hanno ammazzato Tommy, può essere una specie di vendetta. Volevano con lui, proprio ucciderlo. Sono venuti qua proprio a cercarlo e ucciderlo. Joe Miller. Joel. Joel.
Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ma parte okay. Anche lei con me? Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Ah, in due? Complicato. Figo. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. No, no. Se vieni anche te, no. Da solo. Non voglio che tu ti senta costretta. È lì. Se vai, ti seguo. Punto. A capo. Giù le manine ora. Che gente. Indiana viene con noi, dai. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Che spettacolo, raga. Beh, immagino che la casa di Joe, vedendo tutti i fiori fuori dalla casa, siano qui. Che inizio sconvolgente, raga. Trema la mano. Ehi. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Io ti aspetto qui. Grazie. Allora. Cosa posso prendere? Questa no. Comunque, il personaggio che hanno scelto per The Last of Us 3... Colui che interpreta Joel non mi sembra così. Non mi sembra così uguale al personaggio. Io avrei scelto un altro attore. Hanno scelto un attore di Game of Thrones, no? Che era tipo quell'arabo che veniva a combattere contro proprio il. Quel, non mi ricordo il nome. Comunque quello che gli hanno tagliato il braccio e c'aveva il braccio metallico. Pugno di ferro, che era il fratello del nano e della regina lì, la principessa regina. Lui sarebbe un attore perfetto per Joel, sempre di Game of Thrones anche lui, non mi ricordo il nome. L'ho visto in un film che si chiama Senza Voce, il film è identico, madonna raga. Ok, andiamo al piano di sopra. Cowboy. Vecchio Joe e Tommy. Aspirapolvere in casa Joe. Chitarra. Non la posso portare, dai. Ah, ma la sta costruendo. Che c'è scritto? Messe al tramonto valgono quanto le altre. E che prendo in casa sua? Devo pesare, vediamo se sono ingrassata. Vestiti. Roba lì, ok.
La giacca di ciò. Però non mi è fatta bene anche questa. Andiamo a usare la cacca di Joe. Pesata però. Madonna, gli specchi, raga. Joe e la figlia. Morti tutti e due. Guardate come assomiglia al personaggio di Game of Thrones lui. Guardatelo bene. Quell'attore che hanno scelto non va bene, secondo me. Questo era molto di più assomigliante all'altro attore di Game of Thrones, quello con la mano di ferro. Cosa abbiamo? Ah, l'orologio. Vabbè, è rotto. Ecco, qualcosa di... Che cos'è? Questa. Questa me la prendo giù. Questa me la prendo. Vedo che siamo a posto così. Sì. Tutto a posto? Maria. Maria, sto partendo per Seattle. Ha visto la lettera. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Ah, Tommy che voleva venire, andare con lui. Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo darlo. Tommy è andato via. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto. Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. È andato anche Tommy. Perché devi dar noia a Tommy? Stavo facendo noi. Va Viene bene. anche lui. Partite ora, finché c'è luce. Si va. È arrivato il momento, ragazzi, si va. Can't touch this. Can't touch this.